Buongiorno ragazzi, riprendiamo il nostro percorso di storia e in particolar modo oggi ci dedichiamo al congresso di Vienna, come vedete dall'immagine. Un congresso molto importante che, come vedremo, chiuse l'età napoleonica e tutti i problemi che portò quest'età a livello politico, sociale, nello scacchiere geopolitico dell'Europa e tentò soprattutto di inaugurare una nuova età, un'età che dagli storici è oggi definita età della restaurazione e che è databile tra il 1815, che è l'anno della chiusura del Congresso di Vienna, iniziato nel 1814, e il 1830, che come vedremo più avanti, scusate, come vedremo più avanti sarà l'anno. Un anno molto importante perché ci saranno una serie di moti politici in Europa, in particolare in Francia, che segneranno la fine di questo nuovo tentativo chiamato appunto età della restaurazione. Restaurazione è un termine che circolò a partire dal ritorno degli Stuart in Inghilterra, ricorderete? Cioè dall'epoca, dal 1660 in poi, quando dopo la guerra civile inglese e dopo la dittatura di Cromwell tornarono appunto sul trono inglese gli Stuart, con prima Carlo II e poi Giacomo II, ma che viene oggi utilizzato per lo più appunto per indicare quest'epoca successiva al congresso di Vienna, segnato appunto quest'epoca dal tentativo di restaurare gli antichi e dal loro punto di vista, di coloro che animarono il congresso, legittimi diritti delle monarchie, in particolare spodestate dall'epopea napoleonica. Quindi si tentò di ricreare quell'ordine precedente all'avventura napoleonica, o se volete più in generale, precedente agli sconvolgimenti portati in Europa dalla Rivoluzione francese. Questo tentativo fu fatto non solo per creare questo nuovo ordine, nuovo e allo stesso tempo antico ordine, ma anche per cercare una collaborazione tra potenze europee, in particolare tra le grandi potenze europee, come vedremo saranno fondamentalmente cinque, cioè l'impero austriaco, successore del Sacro Romano Impero, il Regno di Prussia, l'Inghilterra, la Russia e la Francia. Ecco, il tentativo di queste cinque grandi potenze di creare appunto un ordine internazionale che mantenesse le strutture di potere createsi dopo il congresso di Vienna, ma anche che mantenesse la pace che l'Europa non conosceva più, appunto, minimo dal 1792, l'anno in cui cominciò la guerra tra la Francia rivoluzionaria e una parte, dall'altra l'Austria e il Sacro Romano Impero, potremmo dire, e la Prussia. Guerre che appunto avevano segnato quindi tutta l'epoca della Francia rivoluzionaria e l'età napoleonica. Proprio per porre fine a queste guerre si tentò di costruire un ordine che però, qui abbiamo già un'indicazione importante, si basava quest'ordine restaurato sostanzialmente sulla soppressione costante di quelle nuove forze storiche che stavano emergendo, che erano i eredi dell'età napoleonica e che non potevano più accettare in qualche modo l'ordine dell'ancien régime, in fondo in fondo. E quali furono queste nuove forze storiche? Beh, da un lato il nazionalismo, come vedremo e come abbiamo visto, che fu sostanzialmente ignorato dalla ridefinizione dei confini che si studiò a Vienna, il liberismo e il socialismo. Queste nuove forze storiche reali che un po' abbiamo già visto, che riprenderemo nel corso di questa lezione, che entravano in qualche modo in contraddizione con questo tentativo di restituire all'Europa la pace e l'ordine dopo l'epopea napoleonica. E infatti l'età della restaurazione durerà relativamente poco da un punto di vista dello storico, perché appunto portò di nuovo a una serie di moti e di sommosse, non tanto tra paesi europei, ma quanto all'interno delle singole monarchie o delle singole realtà politiche, che
che portarono a poco alla ridefinizione di una nuova Europa, anche se, come è stato sottolineato più recentemente nel corso della storiografia del Novecento, il Congresso di Vienna ebbe alcuni meriti, quello in particolare di creare comunque un sistema internazionale o il tentativo di creare un sistema internazionale basato sul dialogo, sull'accordo delle grandi potenze internazionali, che appunto aveva l'obiettivo questo dialogo, questo confronto, questa trattazione attraverso la diplomazia, aveva proprio l'obiettivo di mantenere il più possibile la pace e di mantenere quindi in equilibrio i rapporti tra le grandi potenze europee. Di fatto quest'ordine, benché avesse conosciuto, come già precedentemente ricordato e come conosceremo più avanti, delle sommosse e dei rivolgimenti politici, di fatto comunque a livello internazionale mantenne quell'ordine e quella pace che poi fu mantenuta fino al 1914, quindi fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Si può dire quindi che questo congresso di Vienna, che vedremo tra poco, può essere giudicato sotto due punti di vista. Il primo come un sostanziale fallimento a livello politico-sociale, perché il tentativo della restaurazione fu un grande, appunto, buco nell'acqua, fu un grande fallimento, tentò di reprimere delle forze che invece ebbero poi il sopravvento. Da un altro punto di vista, però, questo è rivalutato più dalla storiografia del Novecento, comunque il Congresso di Vienna ebbe un lato positivo, che era appunto quello di creare per la prima volta, o comunque per una delle prime volte, il cosiddetto concerto europeo, che noi abbiamo già conosciuto quando abbiamo parlato della pace di Vestfalia alla fine della guerra dei Trent'anni. Diciamo che il congresso di Vienna può essere considerato il coronamento di quel processo iniziato con la pace di Vestfalia, il concerto europeo, ovvero il tentativo delle grandi potenze internazionali di creare un ordine basato sull'equilibrio, sulla diplomazia, certo però con la grande contraddizione che quest'ordine veniva imposto dall'alto, reprimendo le forze sociali storiche che venivano dal basso, come vedremo tra poco. Quindi tutto questo per dirvi che è un evento molto importante, che è un evento che ha avuto un ruolo storico assolutamente centrale, come tutti i grandi episodi storici. Questa è la grande funzione della storia, può essere colto alla luce di diversi punti di vista. Questo è il grande, ripeto, ruolo della storia. La storia deve aiutarci a cogliere la complessità di quello che accade, dei fatti. E soprattutto, che cosa significa cogliere la complessità? Significa cogliere l'insufficienza delle spiegazioni monolitiche, l'insufficienza dei punti di vista che hanno un solo occhio. Quindi la storia ci aiuta, è anche una grande palestra che ci aiuta a non accontentarci delle spiegazioni semplicistiche. Questo è uno dei grandi valori della storia, è vero? Molto spesso si dice aiuta il senso critico, sì, ma in che senso? Nel senso che aiuta a vedere la complessità di quello che accade. Allora, incominciamo a entrare nel Congresso di Vienna e a vedere alcuni degli elementi essenziali e in generale di questa epoca. Intanto il 1815, come vedremo, è un anno importante. Fu un anno decisivo per la storia europea. Qualche storico dice, con una metafora, che è la fine della cosiddetta seconda guerra dei 100 anni tra Inghilterra e Francia. Vi ricorderete, la guerra dei 100 anni l'avete studiata l'anno scorso, in terza, la guerra che contrappose tra la metà del XIV e la metà del XV secolo Francia e Inghilterra, no? Tra 1337 e 1453. Ecco, qualche storico ha definito l'epoca tra il 1713, che vi segnalo essere, e ric vi ricordo essere l'anno della pace di Utrecht, quindi l'anno che pose fine alla guerra di successione spagnola, e il 1815, l'anno che conclude l'epopea napoleonica definitivamente, qualche storico la vede come una sorta di seconda guerra dei 100 anni
tra Francia e Inghilterra, tra monarchia spagnola, monarchia francese, monarchia inglese per il controllo dell'Europa e quindi del mondo. Ecco, 1815 con la fine di Napoleone sia la fine di questa guerra e l'inizio di un'alleanza di fatto tra Francia e Inghilterra. Ma fu anche quindi la fine, si può anche vedere da questo punto di vista, la fine delle guerre della Francia rivoluzionaria. L'Europa era costantemente in guerra dal 1792. Ci fu qualche pausa dopo le vittorie napoleoniche, dopo la pace di Lunéville e di Amiens nel 1802, e dopo il blocco continentale, ma sostanzialmente l'atmosfera era quella di una guerra costante, appunto, una guerra che durò più di 20 vent'anni, quasi 25 anni. A quest'anno importante si arrivò attraverso una serie di momenti: prima i due trattati di Parigi, quello del maggio 1814, quello del novembre 1815, trattati di Parigi che posero fine prima all'epopea napoleonica, prima dopo la battaglia di Lipsia e poi dopo la battaglia di Waterloo, con cui si concordò con la Francia, appunto, quale dovevano essere il futuro dopo questi episodi, e poi soprattutto arrivò con il congresso di Vienna, questo grande congresso internazionale, il più importante fino a quel momento della storia, questo grande congresso dei rappresentanti delle nazioni, ma anche di tutti gli interessi allora presenti nella scacchiera geopolitica del tempo. Pensate che al congresso di Vienna furono presenti 216 delegazioni, appunto rappresentanti delle nazioni, ma anche dei diversi interessi, e che si tenne iniziò il 1 novembre 1814, dopo l'avventura napoleonica di Lipsia, dopo la battaglia delle tre nazioni, e si concluse poche settimane prima la battaglia finale di Waterloo, il 9 giugno 1815. In mezzo ci fu anche l'esperienza dei 100 giorni in cui Napoleone tornò momentaneamente al potere. Un congresso quindi enormemente importante, culmine di quello che abbiamo definito poco fa il concerto europeo, culmine nel senso anche di inizio, che si protrarrà poi nel corso non solo dell'Ottocento, ma anche del Novecento, con i trattati di pace e delle guerre mondiali, in questo tentativo appunto di conciliare gli interessi tra grandi potenze attraverso la diplomazia. Se volete, questo congresso fu lontanissimo antenato di quegli organismi internazionali deputati proprio a queste finalità e che abbiamo visto e che conosceremo nascere nel Novecento, cioè la Società delle Nazioni prima, dopo la Prima Guerra Mondiale, e l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dopo la Seconda, che attualmente esiste. Questo congresso, appunto, attraverso la diplomazia e attraverso il dialogo costante tra le grandi potenze, che doveva protrarsi poi nel tempo, con una serie, diciamo, cadenzata nel tempo di conferenze tra grandi potenze, appunto, per ridisegnare in particolare la cartina europea e ridefinire i confini europei dopo la tempesta napoleonica che aveva scosso gli animi e le vicende politiche dell'Europa. E quindi inizia con questo fatto il concerto europeo e l'età della restaurazione delle grandi potenze, che furono principalmente cinque, più una sesta che in realtà era sempre di più in decadenza, e cioè Inghilterra, Impero Austriaco, Prussia, Russia e Francia, che come vedremo riuscì a farsi accettare, diciamo così, tra le grandi potenze, nonostante la fine dell'impresa napoleonica, e in secondo piano la Spagna, che si avvierà a una crisi profonda. Qua vi ho voluto mettere, a casellare tutto questo, una citazione di Metternich, Clemens von Metternich, ministro degli esteri al congresso di Vienna dell'impero austriaco e poi cancelliere, in cui disse, che fa un po' da sfondo a questo congresso: gli abusi del potere generano le rivoluzioni sono peggio di qualsiasi abuso. La prima frase va detta ai sovrani, che quindi non devono abusare del loro potere perché se no generano le rivoluzioni, la seconda va detta ai popoli, che quindi non devono arrivare alle rivoluzioni perché,
scuotono l'ordine e sono peggio di qualsiasi abuso.